Signori, siamo tornati. Post diretta. E dici, com'è andata la diretta? Bene. Più o meno. Allora, abbiamo perso il vecchio Vidas. Andato via per esaurimento bonus. Abbiamo rischiato di perdere McKennie e Ken. Ma abbiamo preso Tavares. Per chiunque si fosse perso, insomma. Un po' del mercato è tornato nel gruppo Klosterman dopo la squalifica di 6 mesi per l'indebito acquisto, mettiamola così, ed è arrivato Mattia Schill, che in attesa di vedere se riusciamo a prendere anche su FM, credo che insomma abbia già dimostrato di essere un giocatore di un certo livello. Per il resto sono andati via i fratelli Banis in prestito dopo insomma una fase di campionato un po' così, e abbiamo una ricca primavera con anche il figlio di Benotto, che ha finalmente dimostrato perché Benotto era ancora fra noi, il vecchio, il giovane, il giovinissimo Giacobotto. Poi è stato già acquistato il nuovo idolo della curva, che è Prestao Chavez. Ha già segnato al debutto, per cui cosa vuoi di più? E adesso però abbiamo la coppa. Allora, quarti di finale, quindi un certo interesse devo dire che ci sarebbe. Ma vediamo, Aljur da valutare. Abbas Marò, Almola, qua sto aspettando di capire se sono giocatori validi, ma Alo Taibi, pure portiere, vabbè, se no. Rostom, Ahmed, Ibrahim. Cazzo, c'è il casco dei capelli. Abbas Somaili. Butta in primavera. È giovanissimo, però siamo pieni di quindicenni in questa squadra. Non si riesce a avere. Ma vedi un posto Somaili. COC. Non ha un potenziale enorme, però c'ha la fascia ignorantissima. Aspetta, vi faccio vedere. Tiè. Proprio da... Devo dire che c'ha la fascia... Proprio la classica faccia da quindicenne, eh. Viso d'angelo lo chiameremo. Allora. Vediamo un po'. Che è vero che come massimo pensare c'ha 89, però... Allora, 4 settimane per quel tipo di cambiamento. Poi... No, come esterno non ce lo vedo, sinceramente. No, è un COC fatto e finito, quindi... Dinamo attaccante ombra. Dribbling è molto buono. Oh! Abbasso Somaili, attaccante ombra. Grun, pessimo. Però questo magari si potrebbe anche ipotizzare di darlo via per qualche soldino. E allora con Wolfsburg, vabbè, per forza. Coppia dei colombiani. Prestavo può stare un attimino fermo. Akpa non gioca mai praticamente, per cui è il caso. Caviglia, difesa con Itakura. E Manic è rimasto sul groppone. Brutta. Umbe. C'ho 4 portieri, lo so, ma che tocca fare, raga? Tra l'altro, a proposito di portieri, ma se ne dessimo via qualcuno... Cioè, Levriero è pessimo. Levriero è terrificante. 18 anni prestito. Falche prestito, se si riesce. E Umbe... Umbe sta là, tranquillo. Soprattutto se Neuer si dovesse ritirare a fine stagione. No? Oh no, neve di nuovo. Vabbè, non importa. Ti prego, Luis. Cosa, Luis? Risultato che si sblocca subito, dunque, grande partenza. Hanno sorpreso. Che fai, Luis? È il passito di Luis. Luis è la otra esultanzia. Por contratto. Se no, non se pagano. Vabbè, va bene, uguale. Felice alla prossima vuelta. E non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione. Che pigna che ha tirato. Grande Luis. Ed ecco dunque. Vamos, Luis. Bene, bene. Allora. È un buon inizio. Posso dire? Ottimo inizio.
sorprendente inizio. Anche perché non si vede niente. Prima si segna, prima si annamo. Palla interessante dello spazio. Bravo. Palla controllata. A Luis. E il partito lo famo dopo. Vabbè. Bravo Andrade. Bravo Andrade. O butti fuori, Intervento da cartellino questo, vediamo. È arrivato il è buono. Non è mai fuori gioco. Ti ho detto che non è mai fuori gioco. Mi dici che fuori gioco. Mi smentisci così. Aia, niente. Mi ha mandato al bar. Mi ha mandato veramente al bar. Pensavo che l'avrei bloccato il leg. Dai, prego. Ma sempre questo, Cesegna. Ma ogni volta. Ma se può cappare così. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. L'ha fatto brutto Castilleco. Vabbè, ti prego, Margherito. Buona la palla per Camilo. Niente, Camilo ci mette 12 anni a girarsi. Ma chi sei, Frankenstein? Che te ce l'ho la piattaforma semovente. Mamma mia, Hernandez. Bravo. Ma Camilo, ma Camilo, ma perché nessuno fa nessuno fa più le risultanze quelle richieste? Perché? Ma il gol è fatto, infilato, bellissimo. Ma che sei, Pandiani? Se lo ricorderà nessuno, ma Pandiani era solito ai tempi del grande Depo tirare queste saracche mai viste, ma erano sempre rasoterra. Erano una roba inspiegabile. Che lui tirava di collo, ma la palla rimaneva attaccata, o quantomeno si alzava tanto così da terra, che tra un po' fischiava sull'erba. Una cosa fenomenale era. Vabbè, altri tempi. Bravo Akpa. Sei andato via bene, Akpa. No, sul più bello. Occhio al cross in mezzo. Itakura, niente. È stato l'elastico. Se c'era l'elastico, entrava. L'ha presa male per colpa dell'elastico. Margherito, guardalo. Era l'altro, devi guardare. Con starebbe non si capisce niente. Bene, buon primo tempo. Molto, molto buono. Diciamo che oggi sembra un pelino più facile. Pelo proprio. Se si mette male buttiamo dentro Prestao, ma finché si regge me lo tengo per il campionato Prestao. Aia, niente. Io non vedo il pallone, non lo vedo. Mi servono gli occhiali a raggi X. Non so neanche dov'è passato. Non riesco a intervenire. Quello che si fa vedere, che mi accompagna. Bravissimo Capusovic. Ti prego. Niente, come ha fatto? Parlerei più di errore dell'attaccante che di sfortuna. Che poi non è un attaccante, ma Nava, tanto ti vogliamo bene lo stesso, Nava. Ti prego, che buona. Bravissimo. Niente. Ha letteralmente saltato la propria porta con questo intervento. Partita maldita. In area di rigore. E il partito maldito. A giro, mamma mia, a giro come Del Piero, stavo dicendo. Cos'è? Ci serve un contropiede. Oh, no. Quanto cazzo non è veloce, Kakashi? Niente, Kakashi è incredibile. Un razzo, Margherito. Tiella, Margherì. Porca miseria. Vabbè, niente, su, mi devo giocare la carta. Lo sapevo, io non volevo sprecarla qui, ma Prestao deve fare l'impresa anche oggi. Va bene. Io non volevo scatenare la furia di Prestao, ma se devo fare lo faccio. E mettiamo pure Closter, ma che magari mi dà un po' più. Cambiamo un po' la catena di destra. Allenatore, vediamo che ne esce. Luis. Ma Camilo. Luis. Niente. Porco tutto. Bravo Klosterman. Prestao. No, non è possibile. Vicinissimo al gol Prestao, alla prima incursione da destra. Niente, supplementari.
Tanto, come te sbagli? Vabbè, ma gioco. Mi gioco la vecchia formazione. Padulone Muriel, dai. Si parte. Vecchia coppia d'attacco, ci pensa Messi e Padulon. Sarà fuori gioco, che è dici? Fuori gioco. Non già 12 metri di fuori gioco. Poi sarà lo stesso. Cerca il traversone. No! Pazzesco con questa stormisciata. Una giocata spettacolare. Sono davvero senza parole. Ah, oh, c'è tutto il secondo tempo supplementare. Vedete che fa dei fenomeni adesso. Cross davvero perfetto, come evidenziato anche dal certo, Akpa si è completamente perso. Akpa stava già a fare 100 metri. Pensava che fosse, vedi, quella linea arancione. Pensava che fosse il traguardo. Si è lanciato con la testa. Vabbè, ma so io una testa che lo faccio giocare. Ma va bene uguale. No, non ce la facciamo, ragazzi. È durissima. È durissima. 9 tiri a 3. Hanno fatto 3 gol. Oh, non c'è segreto. Non c'è segreto. Siamo arrivati al momento. Una roba imbarazzante. Una roba imbarazzante. Una roba imbarazzante. Serve un miracolo. Allora, sti vermi che cercano la bandierina. Guarda. Fanno pure la maglietta come i vermi. Ci mette il corpo. Mamma mia. Controlla il possesso del pallone. Guarda il movimento in area. Oh. Pallone profondo. Guarda che roba. Ma guarda. Guarda chi sto a perdere. Mortacci vostra. Gran palla in mezzo. No. No. Palla che finisce. No. Ero convinto che col filtrante l'avrei mandato in porta. Potrete crossare. A chi? E sventa il pericolo. Ancora poco alla fine. Ultime occasioni. A metri per andare. Ottima posizione. Ma che padulone! Non ci ha pensato. Padulone! Ha fulminato alla grande il portiere. Padulone! C'è sempre lui. È sempre lui. Ma ho detto da non star zitti, mi va a a far capannello dalla tristezza. E mo i rigori saranno pure a vincere. Dai. Mamma mia, Padulone. Ci diede in piedi. Il tacco di lui di una bruttezza inaudita. Ma arriva lo stesso. Male che Lazzaro si fa da parte. Abbiamo rischiato, tra l'altro. Cioè, quanto abbiamo rischiato che il Padulone prendesse Lazzaro? Quanto? Padulone. Padulone al 120esimo. È da crepa cuore. È da crepa cuore il padrone al 120esimo. Oh, è finita. Parità dopo i supplementari. Allora, signore, mo con calma, eh. Allora, per il suo bene, Prestao non batte. Per il suo bene, non batte. No, deve battere perché è tra i migliori rigoristi. Quindi batte come primo. Come primo, il miglior rigorista che è Luiz. Lo mettiamo. Io faccio i peggiori subito. Così. Il compito Prestao. Di inaugurare la serie dal dischetto. Prestao, te prego, eh. Non va. Grande intervento. Lo sapevo, lo sapevo, io lo sapevo. Freddissimo. La si è pure spaccata la faccia Umbe sul palo. Vabbè. Straordinario intervento del portiere. No, vabbè, no, raga, cioè, ve prego. Cosa cazzarola mi stai facendo vedere? Ma cosa? Non c'è replay sui rigori? E perché? Non era facile, ma lui c'è arrivato pazzesco. E il portiere. E andiamo, che l'abbiamo ripreso uno. Freddo, concentrato, non si è mosso fino all'ultimo. Che... Boh. Trasformazione perfetta. Mamma mia. Vedremo come sceglierà di calciarlo. Umbe. Per il portiere. Padulone. Un rigore calciato. Balla ricoglie, va. Fantastica esecuzione. Perfetta. Ecco,
a cancellarlo. Non facciamo Luis. Vedere i bambini delle scuole calcio. Luis. Pallone. Sì, Luis. Sì, Luis. Umbe contro Cacace. Umbe contro Cacace. Lo vedi? No. E mo chi ciò che batte? La... Oh no. Tanto è Cragno in porta. Non mi ero minimamente... Oh santo cielo. Mamma mia. Umbe. Contro Genepo. Errore fatale dagli 11 metri. Che costa la qualità. L'imprudenza. 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 Perché se voleva Umbe non l'avevo capito, però... Genepo. L'ombre... Genepo come Mike Oswell. I tifosi dell'Udinese stanno tipo la bambina di De Ring nell'angolo. Perché proprio... Mamma mia. Va bene. Sarebbe stata la sconfitta più meritata della storia del calcio moderno. Ludico e non. Bene. Ammazza che parto sta partita. Io non la posso fare però. Che partita. Che partita. Mi aspettavo la vittoria. Sì, padrone for president. Non è stato facile. Bene. Che cuore sto Monaco. E che... Dunque... Tobias Kaspa. Mika Peters. Joshua Bender. Terribile. Frank Wagner. Christian Scholz. Felix Becker. Simon Dietrich. Il cugino si chiama Simon Avantic. Questa... Che potete anche disiscrivervi. No, gli altri li seguiamo più da vicino. Comunque la Germania. La Germania ci regalerà grandi campioni, secondo me. La Germania ci regalerà grandi campioni. Allora. Comunque, grande Prestao. Che ha voluto fare un po' di cinema. Sapeva che avremmo vinto. Allora dici, sai, dai, sbagliamo il rigore così si crea un po' più di Jordan Piero. Florian Hofla, Mattias Ferrari. Bah. Premio torneo. Ci penserò. Ah, la mia Bielefeld, so ultimi. Praticamente, sì, so ultimi, perché in Germania so 18. Squadra titolarissima. Giuro che per la prossima volta faccio le formazioni prima, lo giuro. Lo giuro. E Klosterman con Kimmi. Oh, ma cosa? Ah no, Tavares è pronto. Era fatta la dea, Tavares. Ma sentite un po', ma Abbas è troppo lento per fare esterno. Comunque ho Umbe. Sta sempre zitto, sta sempre buono e te svolta sempre le partite. Io non so com'è. Io non so com'è, ma è. Inizio. Dai, va. Commenta le cronache come sempre. Su. C'è Stefano Nava. EA Sports. Si può fare. Ricominciamo la corsa per lo scudo, dai. Il maestrasciale. Bravo Margherito. Lo salti. Lo salti di netto. Sono curioso. Non ti vedono neanche. Oh, questi sono ultimi, voglio un 5-0. No, dai, subito. Allora hanno il peggior attacco del torneo, quindi almeno un gol è garantito. Prepariamo, bella apertura Padulon. Margherito in fase difensiva, recupera un pallone incredibile e parte. E Margherito parte, che cazzarola fai Margherito? Va bene uguale. Padulone. A chi? Mamma mia che schifo che famo certe volte però. Mamma mia. Padulone. Guarda Ken. Bravissimo. Ragazzi, stiamo facendo una fatica incredibile comunque. Non può fallire, attenzione.
Ma stai zitto, ma stai zitto, ma perché non tace mai? Perché non tace mai? Perché? Padulone, Padulone, no! Bravissimi, andrate, andrate. Ma rigore, oh! Dai, su, braccio largo, non scherziamo, netto pure. E questa è l'ultima. E quanto è rigore, oh, ce l'hai vista. Cioè, dai, su. Più largo. Ma cosa, ma quale? Ma quale che è? Ma stiamo scherzando. Ma quale che è? Ma stiamo scherzando. Padulone. C'è sempre Padulone. Pure qui. Sì, Padulone. Bene. Bene, bene, bene. Andiamo pure intuita. Ma Padulone tira troppo forte. Padulone tira troppo forte. Dai, va. Sono 18. Mamma mia, Allan. Mamma mia, Allan, che giocatore. Attacca lo spazio. Attacca lo spazio. Oh. Vabbè. Buon primo tempo, comunque. Abbiamo non creato tantissimo, però... Insomma. Male non è andata. Continuiamo così. Comunque, quanto si sente la mancanza di Vidas? È impressionante. Ho veramente sofferto nel darlo via. Padulone. Si gira benissimo. Padulone. Padulone, niente. Tiela, Padulone. Tiela. Bravissimo, Padulone. Bravi. Mamma mia, comunque, fisicamente è un carro armato ormai. Non lo sposti, eh. Ken! Sei tu, fantastico campione. Dai, su, da quando c'è stata la conferma e l'abbiamo comprato prestato, i vecchi amici si sono ricongiunti e Ken ha ricominciato a segnare. Se avessimo saputo che bastava prendere prestato, l'avremmo preso molto prima. Aia, aia, mamma mia, Klosterman. Beh, questo è quasi un gol. Quanto ci sei mancato sti primi sei mesi dell'anno, Kloster, mamma mia. Ripartono in campo aperto. Tra lui e Badia Shield lì dietro. Io pensavo che Badia Shield fosse una mezza pippa perché è molto lento. Invece. Cosa fate? Mamma mia, mamma mia. Sì, buonanotte. Più a Palombella. Avanza palla al piede. Padulone. Monsieur le Padulon. Monsieur le Padulon, non c'è spazio perché si possa girare, ma lui lo trova lo stesso. Niente. È lento sui cambi di direzione, Padulone. Mamma mia. Dai. Fagli far due adesso, equivale a riaprirla completamente. Non lo vogliamo fare. Mamma mia, Klosterman. Ennesima chiusura incredibile di Kloster, che riparte anche con qualità. Credo che Andrade sia il più rivedibile di tutti gli 11 in campo. Protegge palla come sempre, poi. Tentativo. Tira il respinto dal difensore. Klosterman Kimmi, coppia incredibile. Prima del fischio finale. Veramente coppia incredibile. Vai, vai che è tua. È tua. L'appoggio su Ken. No! Hai fatto la finta dalla parte sbagliata, maledetto. Può cercare il cross. È buona. Troppo lenta. Troppo Palombella, ma non importa. I tre punti sono incamerati. Quelli servivano e quelli abbiamo ottenuto. Allora. Partita abbastanza equilibrata comunque, per le occasioni. Siamo stati più cinici noi. E quello è l'importante. Allora. Non avevo dubbi. Che stiamo sempre metti al peggio di che? Oh, con questa squadra con gli ultimi in classifica è meglio dei ragazzi. Possiamo fare ancora meglio. Benissimo. Allora, apprezzo l'impegno. Ottimo lavoro. Ha giocato effettivamente bene, devo dire. Pensavo di no, ma sì. Allora, siamo a meno 1 con una partita in più, purtroppo. E Padulone a pari punti con Haaland. La vedo male, un po' la vedo male.
Niente, hanno vinto ancora. Se ne esce. Se ne esce. Ha segnato ancora. No. Però Paduloni 18 in 16. Dovrebbe essere lui il primo. Perché mi mettete lui secondo? Forse che vanno in ordine alfabetico, banalmente. Ragazzi, questo è per il momento. Va bene così. A noi ci passò quelle due sconfitte in più rispetto al Borussia. Che tocca fare, raga? D'altronde non siamo ancora perfetti, ci mancano ancora alcuni ruoli da riempire. Però adesso mancano 34, quindi 14 partite. E all'orizzonte Schalke, Utrecht e Borussia. Conto diretto, prossimo episodio. Vediamo se fare tre partite oppure due e tre la successiva. Comunque non manca tantissimo. Si va verso. Oh, la coppa, meno male. È bella lontana. Insomma, avremo ancora il nostro bel da fare. Speriamo che i giovani si riprendano, o quantomeno maturino presto, perché io voglio lanciare quei due tedeschi in primavera. Il prima possibile. Speriamo bene, ragazzi. Io per adesso vi saluto. Grazie di cuore ancora per la live dell'altro giorno e noi ci vediamo alla prossima.